Cariona nell'androne. Impermeabile, cioè che l'acqua quando piove scivola. Ah, perché lì hanno l'umidità, hanno il culo il retro della chiesa dei templari. Chiesa dei templari, adesso ogni santo. Riballa, senza che la porti apposta qui. Ora vai su, ti fai dare lo stampato. No, io non mi ricordo, quello che mi ha dato, che io porto a casa quando mi metto a leggere. Non so se c'è un fumo o altro. Piazza Mazzini. Nunzio? Sembra che abbiamo. Ci vediamo una chiesa sconsacrata dove fanno i concerti. Eccola qua. Bella. Perché sono mangi frutti del porto, però lì dove c'è il faro c'è gente che fa il bagno, devi saper nuotare bene perché l'acqua è fondissima, gli scogli sono anche comodi, ti puoi stare al sole perché sono gli scogli sono davvero artificiali, non è come, c'è un'acqua come, come se fosse al mare. Corta in fiore. Vabbè, praticamente è un museo di vecchiume, di ferraglia, di tutto. Si respira l'antico. Il vecchio. Un'accumulatrice. Di che? Una? Accumulatrice. Le aziende che trattano questa pietra qua hanno avuto un boom quando c'è tutto il terremoto delle Irpinie, prima del Friuli e poi delle Irpinie. Guarda, la fame ci ha fatto un caffè e andiamo via. Sì. Senti quella mia manzana. Questa cos'è, Nunzio? Nunzio! Allora, chiesa di San Giacomo. Guardate quanti scorci tranesi. Mille? Mille? Comunque va bene se adesso si scappa, perché se lo vuoi fare, è Europa.
c'è la sala bassa dove non si fuma, che è tutto specchio, cosa eccetera, ispira luci da cose, c'è la sala. Io sto lavorando sul passaparola, siccome non è tantissimi anni che sto facendo questo, quindi mi sono inserito in un contesto. Questa è la piazza del pesce e adesso non c'è più il mercato del pesce, c'è il mercato di O Pesce Dragonetti. Baglio! Baglio! Che bello! Ha tu fotografato anche così? Anche di lato? Ed ecco Trani di giorno, guardate che giornata. Questo è il balconcino di Nunzio, il centro storico. Vedete le moschee, le chiese arabeggianti. La piazzetta di sotto. Che giornata, ragazzi. Estate, torso nudo. Devi fare il ritornello, capito? Tanto la sai a memoria, devi cantarla. Non è ancora partito. Attento alla strada. Questo è venuto? Dopo lo vediamo. Roba grossa. Vuoi fare il sincro? Vuoi fare il sincro? A mano però. Andiamo a prendere. Dove? Macchina a piedi. Non si aspetta la cugina. Non si aspetta la cugina. Ah, io non ci ho pensato, non so, magari è lunedì sera, sono quasi tutti chiusi, quindi devo. Va bene, dai, poteva essere più l'idea che cerchiamo. E va bene, invece siamo qua, c'è la bella vita. Castello di Trani. Siamo al Bella Vista. Tra questi che vengono in schiena al mare e gli fece la foto, no? E di solito c'è il mio compleanno, magari sai la scusa di volersi vendere qualcosa, ho detto no, è il mio compleanno. Sì, poi gli ho detto ti posso fare la foto, ho detto io ti compro una cosa però tu ti fai fare la foto. Viene un'altra volta Mr. Dragonetti House. Un bucato bellissimo, vediamo il bucato. Dov'è? Ah lì, sì. Bianco, che più bianco non si e può. E qua, bello, la vista mare non c'è. I tetti di Trani. Non c'è la vista mare. Ed ecco il paron della maison. Tac. Siamo per adesso siamo a casa e dopo adesso stiamo andando verso il porto. Saluta, stiamo avviando adesso, saluti da Gallo. Dunque ci sono 32 gradi, una roba. Qui ho giocato a pallone. E questa roba qua è bella, vero? Cazzo. Cattedrale di Trani. Piace Manuel.
Muoio. Faccio un altro pedalino. Ristorantini, baretti dovunque. Sono onesti come si mangia. Okay. Questo è il McDonald's di Trani, praticamente mangi hamburger. Ma se stai normale. Ed eccoci al porto. Barche. Scherecci. Ed ecco la movida di Trani, pieno zeppo di locali e guarda bene palloncini. Ah, quest'estate c'erano la Pepe 13 anni, che andavano in giro da sole col cellulare così eccetera. Poi però avevamo portato anche un'altra mappetta per tre giorni. L'antipasto della casa, uno, che è una cofana così. No, da lui sto pensando. E dentro ci sono verdurine, mozzarelline, prosciutto alla tranese. Sì, però il posto figo, il posto considerato figo. Tutto va staccato, bella che bella. Questa qua. Questa è la parte di Trani chiamata Umbertina o... Nunzio, in mezzo a Corona. Ma il testimonial di Corona. Testimonial di Corona. Nicor. Ma robe da matti. Dammi la ribici per piacere, l'ultima parte. Allora, Punta Secca, casa dietro dove girano i film di Montalbano, c'era un Doberman obeso che io ho scambiato per un bracco, casa affittata dal colonnello in Gallinera. Siamo stati 3 giorni a pian terreno, poi ci siamo trasferiti al primo piano, non cucinavamo mai e quindi lui era molto contento perché non gli rovinavamo la casa. E quanto, ogni quanto arrivava la corriera lì? Pagavamo 40.000 lire al giorno per stare lì, in questa meraviglia di spiaggia, quella che vedi nei film di Montalbano, e noi andavamo al mare lì. Avevamo l'unico problema, e posso contare così, l'unico problema è che non volevamo cucinare e il bar chiudeva tipo a 1 e apriva alle 3 del pomeriggio e noi mangiavamo alle 3 del pomeriggio nel bar perché a Punta Secca c'era un negozio di alimentari, un bar e una pizzeria, basta, non c'era un cazzo. Trani by night, il nostro ospite. Trani. Tac. Tu ti sei messo qua in piedi per fare una foto nel tuo palazzo di panorama dei tetti. Riunione di condominio. L'hai fatto? Faccio il filmatino.